piccolo borgo di origini medievali, posto sulla sommità del Monte Buzio, si affaccia sulla valle del Tevere, su Roma, fino ad estendersi verso i Monti Cimini. Siamo in provincia di Rieti, a soli 37 km di distanza da Roma. Io sono Chiara e sarò la vostra guida. Oggi vi porterò all'interno del Museo Civico Archeologico per scoprire la storia e le testimonianze dell'antica Sabina Tiberina. Il museo fu istituito nel 1980 presso l'abbazia di Farfa. In seguito, nel 2001, fu trasferito all'interno di Palazzo Brancaleoni in Piazza Duomo. Ci troviamo all'interno della Sala Cures. I reperti qui esposti si ricollegano alla città di Cures e Sabini. E le ricerche archeologiche hanno permesso di ricostruire una capanna risalente all'VIII secolo a.C., portando alla luce circa 70 oggetti ad impasto da fuoco e da mensa, useruole, rocchetti e un antico forno. Inaugurata nel 2015, la Sala della Scrittura ospita un raro e prezioso reperto, il noto Cippo di Cures. Fu ritrovato nel 1982 sul greto del fiume Farfa e rappresenta ad oggi l'unica testimonianza epigrafica proveniente dalla Sabina, con un'iscrizione riferita probabilmente alla costruzione di un monumento da parte di una comunità. Qui ci troviamo invece nella Sala di Eretum. Fondata nell'VIII secolo a.C., si estendeva su un'altura rivolta verso il Tevere, quasi di fronte a Capena, in una posizione strategica sulle vie di comunicazione. La necropoli di Colle del Forno, che oggi è situata nel territorio di Monte Libretti, ha portato alla luce numerose tombe a camera, rivelandone numerosi corredi funebri. Tra i reperti rinvenuti possiamo ammirare il lituo, simbolo del potere regale divino, fu ritrovato nella tomba 31. Pare in Sabina, un luogo dove l'arte incontra la cultura.